L'allegato fondamentale di bilancio è il piano triennale delle opere pubbliche, una sorta di mappatura della città con i desiderata, ovvero quello che la stessa città dovrebbe essere dal punto di vista urbanistico. Allegato fondamentale perché la sua approvazione è propedeutica allo strumento contabile, la bocciatura equivarrebbe ad una bocciatura del bilancio. E dunque il piano triennale 2016, che è stato votato in Consiglio Comunale, reca un emendamento di 11 milioni di euro, ovvero l'unione di due interventi, uno da 8 e uno da 3 milioni. Tra le opere che rientrano nel piano, la più importante è la chiusura definitiva della discarica Stretto, prevista prima la bonifica e poi il capping, ovvero la rapida copertura dell'area e una delle azioni preliminari adottate per la messa in sicurezza dei siti inquinanti e una particolare per le discariche. Il capping evita l'inquinamento di falde e dei corsi d'acqua per infiltrazione o di lavamento, la dispersione di odori, fluidi gassosi e polveri contaminanti, nonché la proliferazione di insetti e la presenza di animali randagio ed uccelli, potenziali veicoli di infezioni. È previsto anche l'utilizzo della roccia da scavo per il completamento del giardino della legalità, materiale proveniente dai lavori della 640, e poi i lavori per la realizzazione di una paratia tra la scuola Giovanni Verga e Via Rosso di San Secondo ed infine i lavori per la strada di collegamento tra le palazzine dello IACP che si trovano in via Tomasi di Lampedusa e in via Trigona della Floresta.